Poracci ormai tra indiscrezioni, rumor e leak, internet è invasa da ipotesi sul prossimo Nintendo Direct. Ovviamente bisogna andarci molto cauti, anche perché Nintendo si è dimostrata più volte altamente imprevedibile nella sua strategia comunicativa, ma proprio poco fa è spuntato un nuovo elemento, questa volta ufficiale, che sembra confermare tutte le congetture che vorrebbero un Direct la prossima settimana, precisamente lunedì 20 luglio. Siete curiosi? Bene, prima di iniziare mi raccomando lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di essere tra i primi a sapere le ultime novità su Nintendo e i suoi Direct, che non ci sono mai. In questi mesi dilaniati dallo stato di emergenza globale causato dalla pandemia, abbiamo visto tutte le grandi aziende del settore cambiare radicalmente le loro strategie di promozione e distribuzione. Non fa eccezione Nintendo, che ha rapidamente abbandonato la formula del Direct in favore di annunci a sorpresa senza alcun tipo di anticipazione o teaser di preparazione. Quello che potremmo definire il modello Paper Mario ha saputo comunque coinvolgere il pubblico, ma rimane un dato di fatto, che con l'uscita delle avventure di Mario di carta, Nintendo Switch si trova assolutamente scoperta per quanto riguarda le uscite first party annunciate ufficialmente da Nintendo, con una seconda metà 2020 di una desolazione unica. È quindi lecito aspettarsi qualcosa da parte della grande N, se non proprio un Direct, almeno un mini che faccia il punto della situazione per i mesi a venire. E se i leak e rumor puntano tutti verso la data del 20 luglio, il prossimo lunedì, è successo qualcosa di molto interessante all'interno del canale YouTube ufficiale di Nintendo. La playlist New This Week si è aggiornata con un video privato messo in cima alla lista. Ovviamente può significare tutto e niente, considerando anche che l'ultimo video reso pubblico è uno sui personaggi di Xenoblade Chronicles, un gioco uscito 2 mesi fa. Il tempismo rimane però molto sospetto e perché no, potrebbe trattarsi di un piccolo teaser di annuncio del Direct, o magari il Direct stesso caricato con largo anticipo e pronto per essere pubblicato. Uniamo questo al fatto che recentemente è stato scoperto un account Twitter, appena creato, associato a quello che sembrerebbe una email di Nintendo, e possiamo iniziare a unire i puntini. Per me c'è qualcosa di grande che bolle in pentola e con Paper Mario ormai fuori dalle scene, Nintendo non deve perdere altro tempo. Che si tratti dell'annuncio della collection dei Mario in 3D per festeggiare il 35esimo compleanno dell'idraulico baffuto, del porting di 3D Mario World, o semplicemente di un Direct in grado di fissare qualche data importante come Bayonetta 3, un nuovo Pikmin o No More Heroes 3, è difficile da prevedere, ma io mi sbilancio. Per me il 20 verranno sganciate le vere bombe da parte di Nintendo. Altro che Bakugan. A costo di ripetermi, lo sapete, stiamo solo speculando e prendete tutte queste indiscrezioni con le pinze, ma questa volta più di altre secondo me ci siamo. E voi poracci cosa vi aspettate? Avete aspettative alte o ormai avete perso le speranze? Vi aspetto nei commenti, intanto lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Michele, sogno ad occhi aperti, ciao!